Bella raga dal vostro Castle, bentornati alle video recensioni del Trono del Re su Lega Nerd Ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, bla 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 Tanto lo sapete cosa fare per non perdervi neanche una notifica Il fumetto di cui vi parlo oggi è veramente una chicca Carmen di Gillian March, edito da Panini Comics BOOM! 42 Capita spesso nel mio lavoro di imbattersi in titoli di cui ancora non avevo sentito parlare e di innamorarmene pagina dopo pagina. È il caso di Carmen, graphic novel dello spagnolo Guillem March, pubblicata da Panini Comics, un titolo che rischiava francamente di passare anche piuttosto inosservato voi per una non massiccia campagna di comunicazione sullo stesso e una popolarità probabilmente non elevata, ma vi garantisco che l'ho adorato dall'inizio alla fine. E voi che siete amanti di fumetti belli sicuramente dovreste veramente segnarvi questo titolo. Nelle primissime pagine, ambientate 20 anni prima della narrazione principale, facciamo la conoscenza di due bambini, Kata e Sisko. I due sono inseparabili, amici di tenera infanzia, molto diversi tra loro, ma destinati a crescere insieme e assolutamente complementari. Capiamo subito che tra i due nel corso degli anni e dell'adolescenza si è sviluppato qualcosa di ben più complesso di una semplice e profonda amicizia, anche se lo strappo che subiremo sarà veramente brusco e ci porterà di fronte ad una terribile e singolare verità. Una misteriosa ragazza con i capelli rosa, il cui corpo è come se fosse una sorta di radiografia, ok? Immaginate, no? vedete proprio con lo scheletro ben in evidenza, quindi una silhouette nera, eh, si avvicinerà all'appartamento di Cata, Catalina, eh, finendo per incontrarla in bagno, completamente nuda e con i polsi insanguinati. Eh... Kata è completamente spaesata, non capisce cosa stia accadendo, i discorsi con questa strana ragazza che dice di chiamarsi Carmen cominciano a farsi strani, criptici. Perché dovrebbe iniziare un viaggio con lei e perché senza neanche indossare un vestito o, o, o prendendo i propri effetti personali? Beh... In un lampo capiremo che Carmen è una sorta di manifestazione della morte, una guida, forse uno shinigami, se ci trovassimo in un manga, o magari un angelo che accompagna le anime defunte verso la nuova condizione dell'esistenza. Perché la giovane Kata sì, si è veramente tagliata le vene. In un gesto estremo, si è privata della vita e ora il suo corpo giace immobile in una vasca da bagno piena del suo stesso sangue non c'è più niente da fare inizierà però questo viaggio in cui Kata sarà accompagnata da Carmen per Palma di Mallorca in cerca di un senso riguardo il gesto computer e ragioni che hanno portato lo stesso ma cosa si cela dietro ai discorsi di Carmen perché il tempo di questa condizione transitoria sembra essere limitato e in qualche maniera la stessa Kata faccia fatica ad accettare il fatto di trovarsi in bilico tra due mondi. È un viaggio però di accettazione, un viaggio di redenzione che non coinvolgerà solo Kata, ma anche altre persone, perché dietro un gesto estremo come il suicidio si nascondono motivazioni complessissime, ragioni psicologiche, drammi veramente molto molto intimi e molto difficili anche da essere analizzati, visto che le conseguenze sono terribili poi per chiunque sia in contatto con la persona in questione e, e avere la possibilità di essere messi di fronte alla vera natura dei propri gesti può essere molto importante. Scopriremo i motivi alle base, alla base dell'estrema azione di Kata e, e come sono coinvolti Sisko, Angelina, Joanna, altri personaggi, in una specie di triangolo, beh, più uno, sentimentale molto particolare. E inoltre il personaggio di Carmen, questa sorta di angelo della morte, si trova al centro di un mistero che coinvolge, al di là... Stesse colleghe, sì, perché ce ne sono: Dio, religione, spiritualità, molto altro. Eh, Carmen è emozionante: è curato, curatissimo veramente. Eh, è riflessivo, ma è anche pop eh, e soprattutto è anche. E soprattutto disegnato in maniera splendida mi sono innamorato letteralmente di catalina la protagonista che tra l'altro per tutto il tempo della narrazione eh, viene rappresentata completamente nuda è eh, veramente di una morbidezza incredibile guilla marcio padroneggia una conoscenza dell'anatomia davvero eccellente e ogni movimento risulta credibile catalina con quell'accenno di rotolini con l'abbronzatura segnata dal costume i suoi bronci le sue insicurezze i suoi sorrisi sue lacrime, bellissima, anche grazie ai colori dosati ottimamente dallo stesso March e da Tony Lopez. Questo fumetto mi ha emozionato, affrontando un discorso difficile come quello del suicidio attraverso una sorta di Canto di Natale, peraltro, è anche citato, che pone la protagonista di fronte alle conseguenze delle sue stesse azioni, ma che riesce anche a coinvolgere con un po' di sano misteri e con una storia umana toccante, dal ritmo talvolta sereno, talvolta più concitato, ma mai col fiatone. Capiamoci, non ci troviamo di fronte a un Donny d'Arco, è qualcosa di molto più eh, soft, se vogliamo, molto più dolce, per certi versi anche forse un po' raffinato. Dovreste veramente, veramente leggerlo e perdervi tra le sue bellissime, fantasiose tavole. Eh, la vita di Kata e il coinvolgimento di Carmen sono anche un insegnamento che ci dice che non è mai troppo tardi per tornare sui propri passi, per trovare il coraggio di aprire il proprio cuore e magari chiedere anche scusa. Rischiava di passare inosservato e no, qui al trono del re veramente eh, io cerco sempre di essere, spero, una buona guida per le vostre letture fumettistiche e in questo caso sono certo che a fine lettura amerete Carmen tanto quanto lo sto facendo io. Da leggere assolutamente. 24 euro, formato cartonato, edito da Panini Comics, un piccolo gioiellino di cui probabilmente... Vi innamorerete tanto quanto me ne sono innamorato io. Assolutamente da avere. Ciao a tutti alla vostra Z Castle, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando: lasciate un commento, un like, condividete e fate tutto quello che si può per entrare nella community del Trono del Re. Ciao!